visto per chi c'è, per dire che la settimana prossima avremo proprio l'appuntamento di Digital Talk sul tema degli incentivi offerti da Santi Simest. E quindi calendario venerdì prossimo, ore 16. Speriamo che queste cose che si sono tenute per loro fino adesso nel frattempo diventino di dominio pubblico, e quindi la settimana prossima avremo modo di sviscerarle anche. Diciamo che ci sono alcune novità, diciamo, chiamiamo così 2021, che meritano di essere conosciute, e altre che sono ancora, diciamo, ancora dubbie, per cui speriamo di avere dettagli precisi. La scelta della data è stata anche calibrata proprio cercare di andare vicini al 3 di giugno, ma non troppo, per avere un po' di margine di tempo per organizzarsi, però sì. Tra l'altro, Giovanni, sapevo che si possono anche in qualche modo già precaricare le domande, no? Sul portale. Allora, io non ho avuto modo di provarci, però avevo letto anch'io questa cosa qui. Sì, Non hanno ho detto avuto che è modo di aperta provarci. la cosa. Non ho avuto modo di provarci, però ho letto anche questa notizia, sì. Si sta trasformando tutto in una lotteria Italia in modalità click day anche per le misure più serie, è incredibile. Questo sì. Alla fine il bando Maeci in Italia è diventato un bando sportello. Sembrava che Day era un bando Sì, sportello. prima sembrava verissimo, verissimo. Mentre invece Quindi questo, che doveva essere lo sportello, sta invece diventando Click Day. Bisogna essere eclettici. Bisogna essere eclettici. Marco Piva, a te la parola. bene, grazie Giovanni. Buonasera a tutti. Con questo nuovo orario, siamo partiti alle 16 oggi per come prima volta quest'anno per raccogliere un po' di richieste che ci venivano di portare l'apertura un po' più tardi. La gente freme per lavorare quest'anno. Quindi diamo questa opportunità con il nuovo orario alle 16. Noi siamo un export manager, io sono il segretario generale, l'associazione che da ormai 3 anni si occupa di supportare le imprese nel selezionare e capire quali sono le peculiarità degli export manager, a pari di agevolare l'attività degli export manager facendo sapere quali sono gli ambiti in cui possiamo lavorare, alcune strategie che utilizzano alcuni di noi per entrare su alcuni mercati, alcuni scenari di lavoro su temi, su modi di lavorare dal digitale alla contrattualistica, all'accesso ai bandi, finanziamenti regionali, nazionali che ci fossero disponibili a supporto delle imprese o anche dei professionisti. Diamo modo di avere anche uno spirito di gruppo, di capire quali sono le problematiche, che finché lavoriamo da soli non abbiamo modo di comprendere quanto in realtà quello che facciamo è simile, speculare a quanto fanno molti altri come noi, anche se magari in quest'anno ancora di più che in passato siamo fermi nei nostri uffici perché non abbiamo potuto viaggiare come volevamo, non abbiamo potuto fare le fiere, anche se qualcuno di noi ha cominciato a muoversi, ha fatto qualche fiera, ma è la minoranza, diciamo. Ogni giornata andiamo ad affrontare alcuni temi specifici con alcuni dei nostri associati, con alcuni dei nostri relatori. Il tema di oggi sarà la progettazione dei processi di internazionalizzazione, quindi tema molto caldo. Andremo a vedere con degli spunti pratici operativi come affrontare questo processo. Lo vediamo con due dei nostri relatori, ovvero Massimo Capriati, che è titolare delle vie della sostenibilità presso EMT. E ci parlerà come focus degli strumenti per progettare l'internazionalizzazione e come scegliere i paesi su cui andare. Lo vedremo anche dal punto di vista di come agire, cosa valutare come indicatori per poter fare questo processo e lo vediamo con un viaggio nella preparazione delle attività che portano a fare queste scelte e attivare questo processo. Poi il secondo relatore, Paolo Caccinelli, della Sales Division di Extravega SRL, vedremo come suo focus un caso pratico di valutazione e dei modelli di ingresso nel mercato USA e vedremo quindi quali sono le valutazioni da fare, quali sono le tecniche che si possono utilizzare, quali sono le azioni e le specifiche per il mercato americano. Questo alla luce della sua esperienza per potersi muovere in maniera efficace e con risultati tangibili. Quindi direi che possiamo passare la parola al primo relatore, gli diamo il benvenuto a Massimo Capriati per il suo intervento. Grazie, a te la parola Massimo. Grazie Marco, condivido lo schermo un attimo. Qua. Ecco. Lo vedete tutti? Sì. Ok. Sì.
Buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione e per l'invito. Io sono consulente di marketing internazionale e in parallelo mi occupo anche di strategie di marketing legate alla sostenibilità, sempre a livello internazionale. Oggi vorrei accompagnarvi in un veloce viaggio attraverso il processo di progettazione dal conoscere fino all'agire che avviene normalmente nelle imprese. Ok, perfetto. Io parto da uno schema molto molto semplificato, se vogliamo, che raggruppo poi passaggi che ci sono all'interno di un processo di internazionalizzazione che parte da un aspetto fondamentale, a mio avviso, per quanto è la mia esperienza, dall'assessment strategico iniziale e la propensione all'export, perché è fondamentale non solo chiedersi il perché, ma anche il correlarsi con gli aspetti strategici dell'impresa. Poi si passerà alla definizione degli obiettivi, ovviamente coerenti con i risultati dell'assessment, un'analisi dei paesi target, qui parliamo di accessibilità e attrattività, con un focus velocissimo sui rischi paese. Poi ci sarà la scelta della modalità di ingresso sul paese selezionato, definizione di un marketing operativo con degli indicatori e l'attuazione operativa del piano. E poi per ogni mercato individuato, obiettivi, controllo, risultati verso i KPI individuati che servono appunto a eventuali poi azioni di aggiustamento o adattamento che non è necessario avvengano a fine processo, ma possono avvenire nell'anno, nei 6 mesi, a seconda delle condizioni. Velocemente, così sto nei tempi e che se no mi perdo perché io so che mi lascio parlare. Allora, la prima parte abbiamo detto assessment e propensione all'export. La prima cosa che è da valutare è le ragioni dell'internazionalizzazione. Perché ho deciso di internazionalizzare il mio business? Questo è fondamentale che sostanzialmente spinge tutte le ragioni e le valutazioni successive. Poi noi andremo a valutare il piano strategico, quindi se l'azienda ha un piano strategico con gli obiettivi e soprattutto la valutazione dell'organizzazione, perché un'organizzazione che non è adeguata necessita dei punti di adeguamento e di miglioramento. In genere, come consulente, io faccio sempre un documento di sintesi che è fondamentale per la definizione poi dei passi successivi come riferimento standard che ci ha portato a certe scelte. Ho fatto delle scelte perché avevo degli input che ho utilizzato. La seconda fase è la definizione degli obiettivi di internazionalizzazione. Una volta che so chi sono e dove voglio andare, definisco quali sono gli obiettivi di marketing e qui metto anche digital marketing perché oggi è fondamentale nell'attività di internazionalizzazione avere gli strumenti per approcciare i mercati in modo digitale. Obiettivi di branding e comunicazione, esperienza diretta per alcune aziende che avevano un doppio brand con una sovrapposizione di prodotto, scegliere il brand che nel paese comunicava meglio, quindi per esempio la scelta del brand dove ci sono più brand per diversi prodotti è fondamentale e la comunicazione correlata con gli aspetti culturali. Obiettivi ovviamente commerciali, quindi è importante il posizionamento del prezzo, la valutazione del prezzo. Spesso le piccole aziende si pensano che andare all'estero significa poter triplicare o quadruplicare magari o i margini o i prezzi. Va valutato paese per paese a seconda degli indicatori che sono all'interno del paese. Allineamento dell'organizzazione e formazione qualora ci fosse bisogno e un report finale. Il report finale è sempre fondamentale. La definizione degli obiettivi, come indicato, è importante per rendere più efficace la scelta dei paesi, ridurre i rischi, che questo è importante, definire degli indicatori di misura delle performance e dar seguito a un piano a tempo azione. Dopodiché si passa all'analisi dei paesi target. Io ho usato uno schema molto classico, si potrebbe anche qui aprire una digital talk dedicata. Personalmente io inizio sempre dalla potenzialità di mercati strategici, ci sono dei mercati che sono strategici, vengono individuati e poi vengono mano a mano, ci sono degli screening successivi che ci portano alla definizione dei paesi più attrattivi fino ad arrivare ai paesi target. Le fasi macro sono 4, appunto la prima che è quella di potenzialità dei mercati strategici, poi paesi possibili sulla base di macro indicatori, vedremo nella slide successiva.
paesi attrattivi per il mio mercato, quindi andremo un po' a valutare poi gli aspetti legati al mio prodotto fino ad arrivare ai paesi target. Questo io ho messo una piccola tabellina molto semplice, se vogliamo, che andrebbe fatta paese per paese senza andare poi a nelle fasi più approfondite, che va a valutare un indice di paese legato a degli indicatori macroeconomici. Io ne ho messo alcuni, alcuni indicatori dove vengono dati dei rischi, degli indici che sono importanti per il mio prodotto, la mia azienda, e poi lo valuto rispetto al paese. Quindi se un paese è coerente col PIL, cioè un PIL alto, e quel paese e quel PIL per me è importante nella mia azienda, do un valore, insomma faccio delle moltiplicazioni, e alla fine quello che è importante è questo numerino che mi dà l'indice per paese, che poi verrà distribuito su tutti i vari paesi, in modo che faccio una prima classifica. Alcune variabili di valutazione, ho voluto elencarle, economico-sociali, ci sono le variabili fisico-geografiche, come le risorse naturali, però io vorrei sottolineare qui il rischio impatto cambiamenti climatici. Oggi l'impatto dei cambiamenti climatici ha influenza su alcuni prodotti e servizi, e io devo andare a valutare se quel paese è soggetto a una modifica di questi impatti per poter valutare eventuali rischi in questo senso. Poi ci sono gli aspetti demografici, come la popolazione, cluster per età, concentrazione della popolazione nelle metropoli o distribuzione nelle aree meno, diciamo, con più bassa densità di popolazione, eccetera. Ne ho messi alcuni quali indicatori economici, quali il PIL, distribuzione della ricchezza, se ho prodotti molto alti nella gamma e nel prezzo vado a vedere se c'è un mercato di riferimento importante per il mio prodotto, indici di crescita e di decrescita, inflazione e via dicendo. Aspetti sociali, di cultura, religioni, etnie, indici di felicità, distanza dal potere, individualismo, collettivismo, tutti sono indicatori sociali e culturali. Le religioni, le etnie sono molto importanti, perché io quando vado a comunicare, e comunicare nel modo giusto, lo devo fare con rispetto sia per le diverse etnie sia per le diverse religioni. Infine, non per ultimo, il livello tecnologico di accesso al web. Ci sono paesi che ho affrontato dove magari l'accesso web non è estremamente libero, quindi bisogna tenere in considerazione e valutare poi nelle scelte di approccio commerciale sui vari paesi. Dopo si passa alla scelta delle modalità di ingresso, quindi abbiamo individuato al massimo 2-3 paesi, io sono già più propenso al 2 che al 3, in base alle valutazioni che ho fatto sulle mie ricerche. Si definisce la modalità poi con cui si vuole entrare nel mercato estero, a partire dal principale, cioè dal numero uno, quello che ritengo più adeguato, e che ovviamente deve essere sempre coerente con gli obiettivi strategici, le caratteristiche del mercato target e l'organizzazione interna, che deve essere adeguata o da adeguare. Poi alla fine ho la decisione importantissima, a seconda degli obiettivi e del budget, obiettivi dovevo che tipo di prodotto, quindi qual è il mio obiettivo di raggiungimento del cliente e del budget, perché anche questo è importante, a disposizione quindi della mia azienda, devo capire le diverse modalità di ingresso. Io in questo caso e in tutte le slide ho parlato tendenzialmente sicuramente di internazionalizzazione commerciale, che viene tradotto in termini molto più comuni, in termini di export, perché l'internazionalizzazione nel senso più ampio prevede invece solo il trasferimento del prodotto, ma non delle parti di direttive. Ci sono dei processi di internazionalizzazione in cui trasferisco all'estero anche aspetti legati alla produzione, perché ho dei vantaggi di acquisto, ho dei prezzi di acquisto più vantaggiosi, eccetera. Quindi in questo caso mi focalizzo solo sulla parte di trasferimento del prodotto o servizio in un mercato diverso. Spero di stare nei tempi. Principali modalità di ingresso sui mercati, io l'ho semplificata in questo modo, quindi siamo noi che interagiamo col cliente finale e possiamo andarci direttamente, e qui influisce sia il budget sia l'organizzazione, oltre che gli obiettivi miei di azienda, oppure attraverso un agente locale, un distributore grossista o attraverso e-commerce. E-commerce è paragonabile all'accesso diretto, ma richiede degli interventi tecnologici molto più importanti. E poi alla fine abbiamo il piano operativo. Sul piano operativo io suggerisco sempre di crearsi un CRM,
e di fare delle valutazioni sulla parte del return on sales. Se le vendite sono comparabili agli obiettivi che mi sono dato, farò delle valutazioni di aggiustamento. Infine uno dice, ma dove vado a prendere tutte queste informazioni macroeconomiche? Ho fatto una lista di quelle che sono le principali fonti istituzionali di informazioni sui paesi, qui ce ne sono alcune, SACE, ICET, che sicuramente conosciamo, ho voluto giusto a ragione di logica a mettere quelle più importanti. Ce ne sono la maggior parte che sono danno delle informazioni gratuite, altre come il WTO per esempio, che hanno una prima parte libera, le altre parti sono a pagamento. E ovviamente poi ci sono i siti web delle Camere di Commercio provinciali dove ci danno tutta una serie di informazioni. Ecco, io vi ho accompagnato un po' velocemente per questioni ovviamente di tempo in questo piccolo viaggio, dove ho elencato quelli che secondo me sono i passaggi fondamentali per andare a approcciare i vari mercati riducendo appunto i rischi e gli intoppi di percorso. Una buona analisi è il primo buon risparmio. Bene, un bello spunto. Di essere stato nei tempi, Marco. Sì, no, è andato bene come tempi, bello come opportunità per vedere quello che sono i passaggi da fare, da valutare per poter fare un approccio di internazionalizzazione. E adesso andremo a completare questo quadro con il secondo relatore, che ci parlerà appunto della sua esperienza pratica, di casi pratici per quanto riguarda anche il focus paese Stati Uniti, quindi gli USA, e valutazioni, procedimenti, azioni per fare in modo che quanto si fa abbia una certa probabilità di risultati tangibili, che è quello che vorremmo tutti. Io quindi passerei la parola a Paolo Caccinelli per il suo intervento, e ringrazio ancora Massimo per il suo. A te la parola, Paolo.